Nelle puntate precedenti. Benvenuti a Dubai. Questa è la svolta. Gesù! Eccolo! Il mio obiettivo è riuscire a toccare un pesce. Viagra. Oh Dio, ce l'ho fatta! Sono solo gli occhi. È veramente gigantesco, eh? Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Off-White. Moltissimi li vogliono, ma non tutti se li possono permettere. Sbagliato, perché chiunque potrebbe vestirsi con abiti e accessori da migliaia e migliaia di euro se solo lo volesse. E questo a causa del mercato del falso, che secondo una ricerca condotta nell'aprile del 2019 causa gravissime perdite al mercato del Made in Italy, circa 10 miliardi e mezzo di euro all'anno. Che sono tanti. Così, mentre mi trovavo nella patria del lusso, sono andato ad esplorare questo mondo, dove, per rendere tutto più pepato, ho organizzato un simpatico giochetto a cui avete partecipato tutti senza saperlo. Si va, questa volta devo firmare col telefono perché in teoria è illegale. Speriamo che non mi becchino. Un po' di ansia. Prima cosa da fare è prelevare, perché ovviamente lì non è che si paga con la carta. Non so neanche quanti soldi prendere perché non ho idea di quanto possano costare le cose. Bene, ho prelevato 500 dirham, che sono circa 120 euro. Andiamo al mercato. Bravo, bro, con il nostro accompagnatore. Hi, bro. Can you take us to the Al Karama market? The fake things are there, right? Karama markets, there's shops. Yeah, but they sell like fake things from real brands, right? Cheap, yeah. Yeah, okay. Fake, not real, not cheap. Non è proibito ammetterlo, si vede. Dai video che ho visto, mi sa che ci siamo quasi. Dovrebbe essere questa zona qua. Non vedo l'ora di contrattare. Eccolo. Qua il posto che avevo visto. E neanche scesi dal taxi. È pieno di negozietti. È proprio qua. L'ho seguito così dentro il suo negozio. Così ci accompagna fino in fondo al suo negozio, dove, superata una porta minuscola, arriviamo in una stanza segreta. Got like a showroom here? No, this is showroom for the shop, but we have apartment for the bags, more shoes also. You need man shoes? Yeah. Yeah, this is zero. Okay. Porca vacca, assurdo. Occhiali anche ci sono. Sicuramente ci saranno delle telecamere. Sembrano super reali. They look really real. Yes, but exactly. The quality maybe is the thing that is worst. That's the good quality in the market. You will find there is no better quality than that. How much are those? 350. And you got 46 of those? This one, yeah. Okay. And what's the market price? A real one? Yeah. I think 1,500. 400 euro. You're checking for a size? Yeah. The color from Dior and Jordan. It's like impossible to find them real. Really? Yes. It's easy to find here. Really? Yeah, but the problem, the size. 46 is different price. 46, I will do for you 400. I was thinking that 350 was too much. Oh. So I can do 200. For the easy? Yeah. Check the quality, check the size, then. Okay. I need the zebra. That's the new one. Yeah, but I like the zebra, bro. Yeah, you've got Jordan for the or? My assault into? No. No? No size. I saw a video and they've got it in the like China mall. You know China mall? Yeah. It's an Ajman. Yeah, it's too far. Yeah, that's why I came here. Vabbè, questo. This one I think I found also. Oh, you found this? Yeah. Oh, okay, yeah, I prefer those. Le zebra sono le più belle. Io non ne capisco niente di qualità, però tutto mi sembra fatto bene. Cioè, i materiali mi sembrano buoni. C'è anche della maglia. Do you also have like real things or only fake? Only fake. Really not fine here. Why did you get like this price? This is copy.
It's not real. Where they made it? In China. Made it in China. And that's the only difference between the... They're like the same, also the quality? Everything exactly same. There is no difference. Same. But is the different? This is fake, the other one is real. But you also have the packaging, like the same of the real? Yeah, yeah. That's why it's not allowed to keep here out of the shop. You can make secret and... Pazzesco. Bello questo. Tamarrone. Anche questo, madonna, ma è morbidissimo. Non so se è perfettamente esteticamente lo stesso, ma la qualità è pazzesca. Che storia. Chissà quanta gente si veste in questi posti e noi non lo sappiamo. Poi che ridere, che siamo chiusi in questo sgabuzzino così. Se adesso non aprono più, come faccio? Sono comodissime. Faccio due passi. Pazzesco. And the people who come here is like more local or from... European. I have clients from Italian. You ship? Yeah, shipping to Italy. Oh, really? Yeah. Ooh. I do. That's crazy. Also, maybe famous people? If I don't know them, maybe come to shop, but I don't know. And for the shipping to Italy, how much it would be? 150 for one shoes. So there's a lot of people that maybe show fake things, pretending that they are real. All is fake. Let me look. This one is very good customer, but I don't know him. But she's, I think she's rich. She bought with like... $50,000. Oh, so I told you I can do 200 for them right now. Cash. 200, I can't. Believe me, this one I give you the best price. 300. 320. You want to pay cash or card? No, cash. Ah, it's possible also to pay card. Yeah, but it's better to pay cash. 300 cash. Yeah. Okay, thank you, bro. For how long you've been doing this? This market is around 30 years. Really? Yes. The market who sells like fake things? Fake item, 30 years. Me and him around 10 years in this business. Per pagare sono andato nel negozio a fianco, solo che il venditore si è accorto che stavo filmando. Ho quindi messo il telefono in tasca e ho continuato a riprendere. How far is the... Sure. Yeah. It's 2 minutes driving. But by feet? How long is that? With the car is better, it's here. Take you there and we'll take you back. It's safe, don't worry. Arrivo. You're scared. Allora, ti aspetto qua, no? I can just wait here. Just... No, va, tu vai, io mi sto qua, ti aspetto. It's better to go with him. It's more safety for you. There. Bags, ball, scarf, watches, shoes. I can come another day, it's the same. I'm curious, so I will come. Primo giorno solo in uno shop così, che è stato pazzesco. Ho preso le scarpe per 300 dirham, che sono 67 euro, quindi affarone. E adesso andiamo a fare il post per vedere se qualcuno se ne accorge. Jevor Hotel. In realtà comunque io non so nemmeno se ho pagato troppo, ho pagato poco, se la qualità è buona, non lo è. Ho contrattato un po', sono contento di essere riuscito ad abbassarlo. E... basta questo. Io su Instagram tendenzialmente faccio foto simpatiche. Quindi thank you bro. Cambio scarpe. Sai che ridere se adesso apro e non ci sono le scarpe giuste? Non ci ho neanche pensato che potevano farmi questa giocata loro. Bene, le scarpe ci sono, sono loro. Opla. Ecco qua. No. Momento della foto. Siamo arrivati alla posizione della foto. Foto fatte, sono anche caduto. Postazione, ho selezionato tre foto, 1, 2 e 3. Descrizione, mi sono scocciato. Pubblichiamo e vediamo se le persone si accorgono che le mie easy sono false o se mi dicono solo che ho delle easy. Se non c'è nessun commento sul fatto che le easy sono false, 1-0 per me. Che la sfida abbia inizio. Ci vediamo fra un quarto d'ora, che mi sarò tolto questo, e leggeremo i primi commenti. Ecco, chissà cosa si chiederanno quando domani verranno a pulire la stanza. È passato un quarto d'ora, quindi la gente se ne dovrebbe essere accorta. Prima di vedere i commenti, direi che le scarpe erano super ben in vista. Commenti più recenti per primi. Vediamo chi ti ha fatto la foto. Le easy, dove ho messo l'off-white. Le easy, ti ho regalato un paio di easy. Tutti stanno notando più le scarpe che il fatto che sono ricoperto di scotch.
Perfetto. Da dove saltano fuori le Easy, sia un grande, con le scarpe, faccine che ridono, prossimo video, zebra ai piedi, sadomaso. Nessuno ha sospettato di me che fossero false, direi, per ora. Questo era il primo round, elemento falso ben in vista, ma penso difficile capire che fossero false. 1-0 per me. E comunque ho fatto tutte queste cose tenendomi le scarpe addosso e sono comode. Queste sono le scarpe. Voglio sapere dagli esperti se si nota qualcosa. Mamma mia, ma quanto sei professionale! Facciamo così. Come ti dicevo, sto facendo questo video in cui mi metto le cose fake e vedo se le persone su Instagram se ne accorgono. La prima cosa che ho preso sono queste Easy qua, okay. Quindi volevo che prima mi facessi una valutazione. Allora aspetta, prima che guardo le scarpe c'è la scatola? Sì. Fai vedere la scatola. Arrivo. Scatola è questa. Ok, cosa c'era dentro la scatola? Questo coso qua di Adidas. Ok, questo già non ci deve essere. Ah, ok. Cioè deve essere carta, sai, quella. Ah, wrapping ok. Paper tipo. Questa? Sì. Non l'hanno nemmeno messa, cioè me l'hanno data... È normale, è classico, fai conto nelle scarpe non originali, io non so per quale motivo, ma loro la scatola, cioè questo tipo di carta che dovrebbe avvolgere le scarpe, la lasciano loro la mettono sempre piegata tipo in fondo. Ok, questo esatto, non, era qua. Non mi è chiaro. Il retro così. Ok, un Zeb. Sì, Zeb l'ha scritto lui per ricordarsi, penso. Ok. Momento della verità. Cosa bisogna guardare di solito? Allora, guarda, ci sono diversi esperti che fanno tipo, queste scarpe fake perché hanno questo e quest'altro. Lo riescono a fare attualmente veramente poche persone, perché di fabbriche che fanno le scarpe fake ce ne sono tantissime. Ok, okay. Quindi già per esempio il modo di identificare una scarpa, non lo so, tipo magari hanno una cucitura particolare, okay, che hanno fatto in modo diverso rispetto all'originale. Magari una fabbrica l'ha fatto in un modo, però per esempio la stessa cucitura un'altra fabbrica l'ha fatto nel modo corretto, okay. Quindi uniche persone che riescono ad identificare, mettiamolo così, nel 98% le scarpe fake sono le persone che lo fanno tutti i giorni, okay. Quindi sono le persone che lavorano nei siti tipo StockX, che è un, okay, grandissimo marketplace, sì, ho presente. Oppure tipo dei reseller, eccetera. Il modo migliore comunque per identificare, bisogna avere sempre la scarpa originale accanto. Ma quindi tu vedendola così al volo non diresti che non è vera? Mettimela così. Così? Cosa? Ok, il gancio dietro c'ha un angolo troppo strano. Questo? Sì. Cioè? Troppo alto. Cioè, fai conto che io devo guardare una scarpa originale per dirti che sono fake o meno. Secondo me è un po' il gancetto dietro un po' strano. Queste scarpe quanto le hai pagato? 67. Se tipo qualcuno ne prendeva una copia che tipo fatta a $20, che ne so, lì si vende da un chilometro perché è proprio strana la scarpa. Ok. Invece... Tipo le Puma con scritto Piuma, quelle robe lì, è un difetto così grande. Sì, stessa cosa. Okay. Per esempio queste qua, cioè io li devo vedere proprio da vicino, ma se uno li indossa così chill per strada, ma manco... Ok, ok, quindi è giusto, perché l'obiettivo del mio video era la prima cosa fare una cosa che proprio era semi impossibile indovinare che era falsa. C'erano tipo diverse teorie, che tipo ci sono quei segnetti piccoli tipo là sotto, quindi legge sono queste, fake sono quelle, ma fai conto, cioè io per dire se la scarpa originale dovrei vedere piccoli puntini sulla suola, ma chi mai mi guarderebbe se non indosso le scarpe, per favore, dai. Perfetto. Poi altra cosa che volevo chiederti, qual è la roba più fakeata, se esiste? Supreme. Che dopo alla fine volevo decidere la prossima cosa da prendere e potremmo fare una roba di Supreme. Supreme, Louis Vuitton, maglietta box logo. La collezione è stata super strafakeata proprio. Sì, ma lì è tanta probabilità di essere sgamato. Dipende. Di per sé la gente potrebbe accorgersene che è fake, non perché tipo la stampa è fatta male o roba del genere, ma perché tipo il fatto che tu ci sei messo sul maglietto, che esatto, non ricordo quanto costa, mi sa su millino. Sì, beh. Ma poi di per sé alla fine tipo è una semplice maglietta bianca con una serie. Sì, assurdo. Dimmi qualche chicchetta sulla roba fake. Diverse celebrità indossano fake.
Ci sono le prove di qualcuno di specifico? Leggevo su alcuni forum interviste dei proprietari dei negozi fake. Ah, che li hanno sgamati? Dicevano semplicemente: noi abbiamo dei clienti tipo famosi. Per esempio, se uno, non lo so, ha una borsa di Vuitton fake, ok? Fake, okay. Fatta bene, ad esempio, perché poi nel fake ci sono le gradazioni anche. Certo. Per esempio, celebrità che loro possono tranquillamente comprarsi quelle borse, però prendono le borse non originali. La Nessuno penserà che sono false. La gente non mette neanche in dubbio che siano false, quindi pensa subito che sono originali. Mentre una persona magari ha dovuto risparmiare 4 mesi per prendersi una borsa di Vuitton, quando la compra tutti penseranno a prescindere che sia fake. Che roba, è vero. La maggior parte di persone compra questo tipo di beni, chiamiamolo così, non perché effettivamente vogliono avere la scarpa che ha fatto Kanye West, ma loro vogliono apparire con quella scarpa. Mi stai facendo riflettere in pena sul senso della vita. Se te c'hai una scarpa bianca tipo Air Force One, ok? Senza logo di Nike. Senza logo di Nike ne vale un terzo. Con il logo di Nike, con lo swoosh, è vero. Vale 3 volte tanto. È vero. Noi compriamo brand, non compriamo i beni, di fatto. Minchia, bello. Noi compriamo brand, non compriamo i beni. Ok. Allora, per rendere tutto ancora più rischio, metto una storia di noi, così le persone possono sospettare. Boh, secondo me non sgameranno. Ci aggiorniamo domani. Grazie mille per... Niente. Dai, buona serata. Giorno numero 2 con le mie nuove scarpe. Oggi l'obiettivo è prendere la maglia che abbiamo deciso io e Vlad, Louis Vuitton per Supreme. Hi. Dato che andiamo di giorno, approfitto per mostrarvi un po' il quartiere prima di andare a fare affari. Thank you so much, bye bye. What? No, I'm just make a trip. What are you looking for? I just want to see all the area. Then maybe I come just work. Like the watches and the t-shirt. Not now, bro. Take my business. Mamma mia, non sono neanche sceso dal taxi. Già hanno iniziato a farmi 50 proposte di comprare delle robe. Questo qua è esattamente lo stesso posto dell'altra volta. Io ho comprato là. Faccio 2 passi e poi, prima della maglia, vado a vedere il suo showroom perché gliel'avevo promesso. In ogni caso è pazzesca. Sono tutti negozi che vendono roba falsa questi, eh? Tutti quanti. E tutti hanno l'omino fuori che ti dice: vieni dentro. Basta. Oh, è la seconda volta che mi suonano il clacson e mi fanno cagare addosso. E poi ci sono anche questi murales bellissimi. Ce ne sono tantissimi. Molto belli. Se mi rapissero e mi mollassero qui, non direi mai che sono a Dubai. In tutti c'è scritto trading. Boutique trading. Qua ci sono altri corridoi. Forse anche di là ci sono negozi. Andiamo a vedere. E adesso state attenti. Questo uomo si accorge che stavo riprendendo e lancia uno sguardo al suo amico, che in un millesimo di secondo mi dice: mi ha fatto cagare addosso, ho dovuto spegnere la videocamera straveloce. Ok, qua è un po' losco, eh. Fine, you? Good. What you looking for? I'm just looking around. Okay, but what do you like? Maybe a shirt. Balenciaga, sì. Do you have Louis Vuitton? Louis Vuitton. Do you have Supreme per Louis Vuitton? Christian Dior. Nice one. No, thank you. Thank you, bye bye. Ok, qua tutti guardano il mio telefono per vedere se sto riprendendo oppure no. Quindi vado via da questa zona perché mi fa un po' ansia. Quel corridoio là, non so se l'ho filmato bene, ma brutta situazione. Torno dal tipo dell'altra volta che era meno sospettoso. Vado prima a vedere la sua boutique e poi vediamo se ha la maglia che cerco. Il mio negozio lì, c'è scritto pure pazzo fuori. Hi, do you remember me? Yeah. About these shoes with the other guy? Yeah. He wanted to show me his boutique. Okay, come. Okay. Now he's my plug, you know? Sono un po' spaventato, dovrò andare in un'auto disconosciuta. I'm sitting in the back. Hi bro! You remember me? Yeah. The shoes are good, bro. Easy shoes. Yeah, of course. Ah, they also sell fake gold? We have jewelry. There, you have fake jewelry there? Yeah.
going down? Oh. Yeah, it's a back. I have customer upstairs. Okay, I'm going lower. For the watch. You like the shoes? Yeah, I'm very comfy. Everybody thinks that they're real. Yes, the, about who wearing? This is real? No. I have one shop in next, I'll show you when we finish. Mm-hmm. He's selling this t-shirt for 20 dinars. Oh, okay. That's where the t-shirt is. Yeah. It's first time. Hi, it's not your first time? No, it is her first time. Okay. And you come and like, oh. Now pazzesco. We have the traveling bag. Wow. Pazzesco. Bella questa. C'è di tutto. Oddio, anche Nelly. Orologi. Bella questa. Oh. Pazzesca sta stanza. Dentro un appartamento. I wanna see like more boys things. That's there, I have to show you. But you have like another boutique or only shops? I'll show you the other shops. I'm searching for a Supreme Louis Vuitton shirt. I think we have. We'll take you and we'll show you the my friend shop. Okay, thanks. See you. See you. We go to the shop. Bene. Visto anche la boutique, ora andiamo a prendere la maglietta. Where are you from? Italy. You? Italy. I'm from Iran. Different like this model. No, I need the Louis Vuitton Supreme. Yeah, this one no hub, exactly finish. E anche qua è bastato alzare di pochissimo il telefono per fargli nascondere il marchio Supreme con un gesto degno del miglior torero di Pamplona. Questa è la maglia. This one, it's L, but it seems like small. Mm. Can I call him? Just one second. Okay. Questa è il fra e questa è la maglietta. L'etichetta deve essere completamente diversa. E quindi cosa gli dico? Boh. L'etichetta nella foto non si vede. Vabbè, e quanto viene questa? Circa 20 euro. Mandami la foto, perché io così quel video lo vedo male. Mandami la foto della stampa proprio. Questa è la maglietta. Quickly, this one problem, I'll be Supreme. What? Coming checking. Thomas checking. Police. Ah, the police? No, I for just... For you, no problem. For me. E questa è l'etichetta. Ok. Okay. Thank you. Ok. Eccoci qua. Mi è piccolissima. Piccolissima. Mi sta strettissima. Penseranno tutti subito che è finta, ovviamente. La prendo o non la prendo? 50% di scavabilità. You see, bro? It's a little bit like... It's good. No, I think this is okay. Everything okay, you're looking nice. Yeah, but it's... Because you don't have like this fit. Yeah, but I'm stretching the logo here. Ok, il bro è salito per di là. Anche se mi ha detto che non è più grande, forse ce l'ha. Qui hanno fatto pure questa cosa qua con scritto Moncler, tutela il prodotto originale. Nobody have this one finished. If you need, you can take this one. It's too small, bro. Okay, no problem. Up to. I don't have. Okay, thank you. Quindi adesso dobbiamo trovarne un'altra. Have a good day, bye bye. They told me to come here because I need some Supreme shirts. Supreme, no. You know where I can find Supreme? Supreme, no, sorry. Supreme, before half. Now it's finished. I show you one shop. La Sira Supreme shirt? Okay, thank you. You work here? Yes. They told me that maybe you have Supreme. What is? No, a shirt. T-shirt? Yeah. Only Supreme? Yeah. No, Off-White, Balenciaga. No, because it's a gift for a friend. Ah, dai, non posso essere cacci, posso essere cacci, police coming here, catch me. Allora, Supreme mi hanno detto tutti che non c'è, quindi adesso manda Vlad un video di questo negozio qua, che ci sono una marea di magliette, e ne scegliamo una. Bella questa, Palm Angel. Questo. Guardate quante magliette ci sono. Ho fatto il video un po' al volo perché mi stavano molestando di non filmare. Ma yeah, I'm filming because it's a present for a friend.
So not like that. Take one piece, don't make video. Mando Vlad, vediamo cosa scegli. Abbiamo deciso. La prima, quella che mi hai mandato te, secondo me è migliore. È una maglietta che puoi portare già tranquillamente anche fuori dal video. Oppure esageriamo e la prendiamo così. E nonostante lo scetticismo di Vlad, mi piace il brivido, la prendo così. Fluo. Così è più probabile essere sgamato. Questo mi sta giustissimo. Mi sembra che la scritta sia un po' spostata verso di là. Qualità mi sembra buona. Andiamo a contrattare. Ok, fatto l'affare. Mi aveva detto che costava 145 dirham e io l'ho pagata 80, che è tipo 17 euro circa. Pazzesco. Adesso vado in hotel e domani, appena c'è la luce, faccio la foto con questa bestia. Però taxi, 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 taxi. Yeah, finish shopping. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Sono contento. Non vedo l'ora di vedere cosa penserete. Scarpe, maglia, più vistosa di questa non esiste. E andiamo a fare la seconda foto, per la quale ho un'idea particolare. Allora, per la foto che voglio fare mi serve una Volvo. Quindi adesso camminerò alla ricerca di una Volvo. In fondo a questa via c'è un parcheggio. Spero di trovarla lì. Anche qua ci sono un botto di macchine. Ovviamente Volvo zero. Vediamo. Chissà cosa penseranno le persone. Vado lì a guardare vicino le macchine. Mi arrestano sicuro. Niente, niente. È ridicolo se non ce n'è nemmeno una, eh. Niente, niente, niente. Dai, oh. Niente. Ah. Dimmi che non c'è una Volvo. Can I ask you if you have a Volvo parked here? Because I need to take a picture with that Volvo. Volvo car? Yeah. Volvo car? Yeah. Yeah, 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 this one. Okay. This one? It's a long story. Ne ho trovata una Volvo. Il mio obiettivo è mettermi vicino e fare la foto io e Volvo e poi mettere me sempre più grande come se io evolvessi vicino alla Volvo. Just for one second. Devo fare tutto un ambaradan qua per avere la telecamera ferma. Oh. Ok, thank you so much bro. Good job. Ora andiamo in hotel a vedere la foto e poi la pubblico. In questa foto poi ci saranno due cose fake, quindi ragazzi, la sgamabilità aumenta. Eccoci, foto selezionata, questa, mi metto all'opera. Fa ridere. Adesso me le passo sul telefono, le sistemo, poi si pubblica. It's time to postare. Esponiamoci al rischio. Io e Volvo. Op, 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 op. Probabilità di essere sgamati 50%. Io non so quanto sembri vera, quanto sembri falsa, ma se nessuno dice niente in questa, che c'è solo la maglia, sono fiero di me. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono curioso, sono curioso, sono curioso. A few moments later. Andiamo a vedere i commenti della foto. La foto non è vera, qua dicono, però non è vero perché la foto è vera, la maglia non è vera. Non significa aver capito della maglia. Arte, Arte della piccola, siamo felici, Volvo. Uno ha scritto I don't know what is fake and what is real. Cheat Yan Dior. Che non penso sia riferito alla maglia, ma penso significhi che non riesce a capire qual è la mia dimensione reale, che in realtà ovviamente è questa. Ho letto tutti i commenti e non ce n'è neanche uno che parla del fatto che la maglia è finta. Quindi anche secondo round vinto io, siamo 2-0. Ma ragazzi, aia aia aia, nulla è ancora deciso perché manca solo la sfida finale, in cui andrò in un altro posto molto più particolare che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Giorno numero 3, oggi si cambia location. Tra l'altro tutti mi hanno detto che per essere un vero hype beast devi allacciare le easy così. Can you take us to the China Mall? Quindi non più un quartiere ma un vero e proprio centro commerciale in cui in teoria ci sono cose fake di ogni tipo, non solo vestiti. Lo vedo, è quello. Thank you so much bro. Ed eccolo qua, fuori dall'ingresso ci sono già un botto di vestiti, ovviamente falsi, però qua non c'è la roba pesante è dentro. Comunque una felpa della Nike costa 10 euro, questa è palesemente fake, anche Adidas, Tommy. Andiamo dentro a vedere la roba grossa. È assurdo come è strutturato, è tipo un capannone con all'interno un botto di piccoli box. Allora qua c'è il fondo. Quindi partiamo da qua. Bello questa. Sì, un po' sono plausibili, un po' no. Questa qua esiste di Louis Vuitton, però non di questa consistenza e si piega come niente. Che belle queste anche con il buco della mela. E sono morbidissime. Wow. Anche i profumi. No, qua ci sono scarpe assurde. Guarda.
Air Jordan per Dior, ma queste si vede da 30 km che sono finte. Io avevo visto in un video qua che ci sono anche i cellulari finti, speriamo di trovarli. Qua ci sono pure le Birkin che costano tipo 35-40 mila euro nella realtà. Can I ask you how much are the Birkins? The Birkin 600. 600? Yeah, this master copy. La fanno a 600, quindi riesci ad arrivare a prenderla per 400. Prenderesti una borsa da 40 mila euro per 100 euro. Assurdo. Qua ci sono gioielli. Braccialetto di Cartier che hanno tutti per 250 dirham, che sono circa 40 euro. Ci sono pure le seggiole così, come i negozi veri. Questi sono identici, pazzesco. Anche la propria consistenza, il materiale. Questi sono i fake peggiori perché, cioè, nessuno sospetterebbe Ralph Lauren. Costerebbe 200 dollari. Ah, c'è pure l'etichetta col prezzo in dollari. How much is for 100? Maniera da 200 dollari, 20 euro. Potrei prendere una roba del genere anche. Oddio, ma la consistenza è paurosa. Questa fa ridere e non penso esista. Questi sono fintissimi. Ma pure questi giochi sono finti, non ci credo. Ah, questo sarebbe Lego, c'è scritto Lepin. I classici non riesco neanche a leggerlo. Loro. No, cioè, hanno anche i popcorn fake. Questo non è vero mais. Anche i trucchi finti. Questo qua di Kylie Jenner. Anche qua. Kylie. Questa è mai esistita? Non penso, ma non sono bravo. In questi tre giorni comunque ho notato che c'è molta più roba da donna rispetto alla roba da uomo, finta. Also Apple Watch. How much for... 6 series, 120. Thank you bro. Pure i piatti. Non so di che marca sia, ma sicuramente sarà una buona marca. È assurdo quanto sia grande. E ci sono un botto di settori. Tipo questo è il chiaro settore, cin cin. C'è di tutto. Qua c'è il coso per le informazioni. Se tu gli chiedi qualcosa ti danno info fake. Ti mandano da un'altra parte. Questa penso che sia l'unica cosa che so capire da solo com'è di qualità. Non è male, eh. Questo? Il numero non è top. E queste? Ma esistono nella realtà? Spero di no. Ah, Dio, c'è scritto superme. Lol. Comunque ci sono diverse qualità di falso. Questa qua è terribile. Queste sono quelle che ho io, quindi dovrei essere abbastanza bravo a riconoscerle. E la suola mi sembra pesantissima. Però il resto non è male. Io l'avevo pagate 100 euro. Can I ask how much for those? 30 euro. Wow. Questa è buonissima. Qua c'è roba di buona qualità. Che bello. Questa è bella, sì. Questa è famosa. Sì. Solo che in teoria questi dovrebbero essere sopraelevati, no? Sì. Mica con questo farebbe straridere. Appunto. Questo Dior? No, potrebbe questo. È vero, questo qua sembra proprio finto. Sono inciso tra questo di Fendi e questo di Dior. Do you have like my size? Yeah. I think so, yeah. Can I try it? Yeah, sure. È piccola. È bruttissima. Sì, orribile. Hola. Ora sì che si ragiona. Sì. What do you think? It's good. And how much is for this? 290. 290? Bro, come on. 250. 250. That's my reaction. Really? To 250. I can do 200. 250 last price. Yeah, I can do 200 right now. But not 250, no. Too much. I'm sorry, but 250 is the best price. Okay, so I'm not. The cheap is not possible, the cheaper price. Are the 200 okay or no? Okay. Ok, sì. Dimmi tu se devo pagare 47 euro per sta roba. Alleluia. Finally. Thank you, bro. You're welcome. Eccola qui. Tra l'altro adesso che l'ho pagata 47 euro mi viene quasi voglia di metterla. Oh, l'amo. Finito. Quanto è bello contrattare. Mi sono divertito un botto in questi tre giorni. E adesso si va a casa, si fa la foto e se non mi beccate con questo. Male, ragazzi, eh. Ed eccoci qua. Outfit completo. Andiamo a fare la terza ed ultima foto. È orribile andare in giro vestiti così. Mi guardano tutti male, aiuto. You just need to drive in this road until we find a nice car. Thank you. Ok, trovata la macchina per swaggare. Eccola lì. Andiamo via al photoshoot. Foto fatta, adesso seconda location. Che non bisogna flexare solo con gli outfit. Bisogna flexare anche con i muscoli. Bye bye. Palestra! Prendo un bel peso pesante, 2 kg, inizio a flexare un po' alla vecchia maniera.
E ora l'ultima location, perché dopo un po' di flex ci sta anche un po' di chill, come si suol dire. Hop là, c'è un botto di gente. Andiamo dentro con tutti che mi guardano. Imbarazzantissimo. È bollente. Aperto l'idromassaggio, inizia lo shooting. Ora mi sta tutto bello aderente, fatta la giocata, andiamo a postare. Ed eccoci qua al grande momento, la foto con il 99% di sgamabilità. Ho selezionato queste tre foto qui. Per esagerare, dato che si parla di Dior, metto come caption: mi sento Dior. Condividiamo e ci aggiorniamo fra un pochino. A few moments later. Eccoci! E leggendo i commenti, nessuno se n'era accorto. Anzi, lo stile non va a pile. Ma cos'è questa piscina da comuni mortali? Troppo flex. GG, best in town. No cap. E trap, bro? Hai fatti soldi, eh? Da quanto flexi più di Tony F? Un bot. Ma non ci posso credere che nessuno si sia accorto che è fake. Non si vedeva nemmeno la R, c'era scritto solo Dio. Quindi mi sa che anche questo round me lo porto a casa. 3-0. Vittoria schiacciante. Ma non è finita qui. Il video è finito, ma vi voglio dare ancora una possibilità per rifarvi. Su Instagram ho appena pubblicato una foto. Vediamo se notate qualcosa. Nel prossimo episodio. È ora di andare. Sei il carne d'osso.